sinceramente neanche in metropolitana. Io sono Tettavanti Pierino da Milano. Io Paolo Sarpi, 45, secondo piano, caseggiato con ringhiera. La vita mi è sfuggita tra le mani, attraverso l'infanzia, la maturità precoce, l'anzianità, ed ora sono vecchio e non ho avuto adolescenza, pazienza, l'innocenza. Del resto l'ho perduta molto presto, perché quando capisci l'importanza del verbo grattare, sei ormai un uomo. Ho lavorato 60 anni e non ho nulla. La vita è buffa, vedi, più che altro è una truffa, perché lavori, sudi, speri, fai baruffa. E cosa ti ritrovi fra le mani? Fuffa, fuffa. Ricordo ancora nel 12 mio Paolo Sarpi, con i prati, tramacavallo, no, con i prati e i tramacavallo che suonavano disperatamente la mattina verso le 6, 6 e un quarto. Io mi alzavo, mi lavavo, mi avvicinavo alla finestra e poi guardavo da basso. La fila delle 500 degli operai era sconvolgente, fatiscente, roboante, conturbante, rinascente, e il tram suonava. Finché usciva la portiera del caseggiato di fronte, un donone così, 120 kg di lardo, puzzava fin dalle 6 di aglio, no, mi sbaglio, di cipolla, molle e grassa, prendeva pugni di